La Valle del Drago. Siamo nella preistoria? No, siamo alla prima gara campionato regionale Marche mini enduro. Questo è il fettucciato, tutto completamente ghiacciato, uno scenario favoloso in mezzo ai draghi. Andiamo a scoprire un po' questo percorso. Abbiamo anche i segnali di fumo, altri esemplari di dinosauri in mezzo alla pista. E loro dovrebbero essere laggiù che stanno andando a fare il giro di ricognizione. E la Marley. Guardate che spettacolo, è favoloso. E qui è un sito dei dinosauri, vero? Dei dinosauri, e ci abbiamo fatto questa bella pista oggi, ci divertiamo. Ah, è una pista, avete fatto una pista bellissima in un sito veramente, in un contesto bellissimo, originale. Guarda, guarda, guarda quel bestione lì, di rinosauro Rex, boh, forse. Grazie mille per il lavoro svolto. Grazie a voi che ci venite a trovare. Ciao ragazzi, siamo alla gara di mini enduro. Molti ragazzi ci chiedono come funziona la gara. Allora, lì abbiamo un timetable praticamente, dove in base al ranking di ogni bambino pilota hai un orario che è scandito da l'ora, i minuti e i secondi. Qua abbiamo le entrate dei secondi che sono 00, 20, 40 e per i ritardatari sulla destra. Quindi ipotesi, Alex gira alle 10, 00 e 0 secondi, si posizionerà qui e poi ritornerà dopo 40 minuti alle 10.40 e 00. Finito il percorso, che c'è una partenza e un'uscita sempre praticamente nello stesso punto, lì sopra il tabellone si vedrà posizione totale appena finito il giro. Qui invece ragazzi c'è tutta la macchina organizzativa, eccoci qui al briefing. Ed eccoci qui, inizia la prima prova del campionato regionale. È il primo che è partito. Partito l'82. Prima prova del 2023. Anche Mattia inizia la sua gara. Allora, da qui partono, ma il transponder, il tempo viene preso da quel punto lì. Partenza numero 2. Allora mi hanno detto che il terreno adesso da ghiacciato è diventato Holiday on Ice. Eccoli lì in mezzo ai dinosauri. E il numero 2 è finito. Bravo Alex. Ecco che arriva anche Rossi. Per
lui è finita la numero 2. Ed ecco che anche il nostro amico Borgo al suo debutto ha finito la gara numero 2. Ecco che anche Mattia al suo debutto finisce la sua gara. Dai Matti, forza! Ale, problema con la candela. A 5 minuti prima di partire. Ah, dopo tocca smontare il carburatore, ci guardiamo. Guardiamo lo spillo. Al babbo daremo il premio velocità cambio candele. Allora, intercettato. Allora, non so se questo è il primo dei mini enduro. Tutto lì dentro il bosco c'è il trasferimento. Via, andiamo. Dopo la candela tocca guardare il famoso cipillo per la carburazione. Questo lo appoggiamo qui, cosa devi fare? Questo ti serve? Questa è la quarta prova partenza, è ancora lunga, dobbiamo ancora arrivare alla metà. Abbiamo avuto dei problemi con lo spillo, il carburatore, tutto, ma in teoria dai, dovremmo essere in piano. Basta, qui c'è, si prenuncia. 87. Allora, vediamo un po' i tempi. Questi sono i tempi di Alex. È partito con 3.37, 3.34, 3.22, 3.18. Ha migliorato sempre di più. Qui siamo a casa a Borgognoni che ci sta ospitando, che grazie Gabri, che è un gran caldo, si sta da Dio, si bolle. Allora, la partenza numero 5.
corre e si mangia. E questo è il bello dell'enduro, vero? E di continuo poi, per mantenere l'indice glicemico sempre... Questa. E questa anche. Niente, non certo. Nell'enduro si mangia spesso e poco. Veranità? Ale, ci siamo, l'ultima manche. Ultima prova di questo campionato italiano mini enduro 2023. Abbiamo finito la gara, vi lasceremo dopo con i piodi, mi raccomando iscrivetevi sul nostro canale di YouTube, su Instagram, TikTok, quello che vi pare. E niente, è stata una giornata splendida, iniziamo l'anno positivi, primo posto. Ragazzi, al prossimo video! Ciao! Bravo! Bravo! Secondo Rossi Alex! Vai! Bravo! Bravi. Primo, questa è la mamma. Pirone Alex. Wow! Vai Lia! Vai Lia!